Che non ha bisogno di presentazioni, il nostro socio, funzionario alla sovrintendenza dei beni storico-artistici della provincia di Trento, molto conosciuto e voce nota, non dico alle cronache, ma insomma per noi che ci occupiamo di cultura è anche un aiuto e un amico prezioso, perché tante attività e tante sarà alla serata, ma comunque o io o Lucia saremo presenti per fare un giro in mostra. Ecco, lascio subito la parola a Roberto, grazie prima di tutto per aver curato questa bella mostra e per averla proposta ovviamente all'Associazione Lampi e al Centro Culturale d'Anagni. Prego. C'è un disturbo, mi pare di... C'è un disturbo? Sì. Allora, buonasera a tutti. Ho tolto la mascherina e anche la giacca perché è una serata afosa. Ma, appunto, c'è la distanza Covid. Allora, vediamo se questo disturbo al microfono si è risolto. Benissimo. Eventualmente se dovesse disturbare nel corso dell'intervento lo spengo. Allora, buonasera e grazie per essere presenti. Grazie anche a Valteria Ori, presidente dell'Associazione Giambattista Lampi, per l'introduzione. Poiché più tardi vi accompagnerò, diciamo, direttamente alla mostra, vorrei che questa chiacchierata fosse appunto preliminare e accompagnata da una carrellata di immagini, ma non una vera e propria, insomma, lezione frontale, non è il caso, insomma. Volevo semplicemente, attraverso appunto il commento di alcune immagini in particolare, anticipando ciò che si vedrà in mostra, focalizzando l'attenzione su alcune delle opere presenti in mostra, raccontare questa storia che ha a che fare, diciamo, con la storia dell'arte, che è la disciplina che coltivo, perché naturalmente l'iconografia di una casa regnante di un'imperatrice, in questo caso, è fatta di opere d'arte prevalentemente, è fatta di fotografie che spesso hanno dignità di bene culturale, appunto perché sono foto rare, di pregio, eccetera, ma poi naturalmente esiste un'iconografia fatta di dipinti, sculture, incisioni, stampe, nelle varie tecniche grafiche, quindi appunto una serie di opere d'arte. Allora, lo storico dell'arte è abituato a analizzare ciascuna opera e si cerca appunto di determinarne l'epoca, l'autore, e magari il contesto in cui è stata creata, quindi la committenza, e poi però analizza anche quello che si può definire appunto un contesto iconografico e iconologico, cioè come le immagini subiscono trasformazioni e addirittura delle metamorfosi, diventando cose diverse da quelle che erano in partenza, insomma. È quella che gli studiosi di iconologia chiamano la Nachleben delle immagini, cioè la vita postuma delle immagini, che hanno una loro sopravvivenza nel tempo, però cambiando di solito, spesso anche assumendo significati molto diversi da quelli originali. E questo metodo che si è applicato soprattutto ai capolavori del Rinascimento, per esempio, insomma, e in realtà si può applicare alle opere d'arte di tutte le epoche. Per cui, affrontando il tema dell'immagine di Elisabetta d'Austria e di come ha subito trasformazioni, metamorfosi nel tempo, eccetera,
È stata una bella avventura anche metodologica dal punto di vista della mia disciplina. Naturalmente il tutto ha un fascino aggiuntivo, perché il personaggio Elisabetta d'Austria è di per sé di grande interesse sotto molteplici aspetti, ma questa sera parleremo soprattutto della sua immagine. Ecco, non lascio alla relatrice della prossima settimana, Alicia Campipezzi, magari diciamo un approfondimento di tipo biografico e anche diciamo un discorso più specifico sulla presenza di Elisabetta d'Austria in Trentino, anche se ne accenneremo perché ci sono delle testimonianze in mostra. E appunto parliamo soprattutto dei suoi ritratti e del suo aspetto fisico, diciamo, e di come è stato restituito attraverso le opere d'arte. E partirei proprio dall'immagine che rappresenta l'icona della mostra, appunto. E, si tratta, come potete subito constatare, di un oggetto che è a metà strada fra l'opera d'arte e il souvenir, diciamo, no? Nel senso che è a tutti gli effetti un'opera d'arte, perché è un'opera di ceramica realizzata da un ceramista esperto che si chiamava Rudolf Szocholka, un viennese che, come molti viennesi, ha un cognome probabilmente boemo, ceco, insomma, slavo. Che rimonta come modello agli anni 20 del Novecento, quindi comunque un'epoca successiva alla scomparsa dell'imperatrice, che, come tutti sapete, morì a Ginevra assassinata nel 1898. Quindi negli anni 20 siamo già, diciamo, nel contesto della commemorazione e del mito di Elisabetta. Ecco, quindi è un'opera d'arte, ma è anche un oggetto seriale che è stato prodotto in serie e quindi fungeva. Si sente abbastanza bene o no? No. Sposto solo. Ah, ho capito, perché c'è la diretta Facebook. E, dicevo, un oggetto seriale, quindi un souvenir, seppure diciamo di lusso rispetto a quelli a cui siamo abituati, ahimè, ai giorni nostri, diciamo. Modesti sia dal punto di vista tecnico materiale sia dal punto di vista estetico. E già in questa immagine troviamo uno degli elementi caratterizzanti l'iconografia di Elisabetta, anche quella in vita, cioè la sua grande passione per l'equitazione, che naturalmente non è solo utilizzata dall'artista per ricordare appunto il fatto che Elisabetta praticava questo sport, ma è utilizzata per esaltare un suo carattere particolarmente, ribelle, come anche i biografi sottolineavano, che trovava sfogo in queste cavalcate sia solitarie sia appunto con compagnie di nobili, specialmente ungheresi, ma anche per esempio con amici inglesi, britannici, che la invitavano in Inghilterra a partecipare a delle vere e proprie gare di equitazione. E appunto uno sport praticato con grande accanimento, con grande determinazione, tanto che appunto era diventata una provetta appunto cavallerizza. E tutto questo appunto aveva già in vita contribuito a creare intorno a lei questa aura di, se vogliamo, emancipazione anche da una certa etichetta di corte, e anche appunto questo aveva contribuito a delineare quest'idea di donna e personalità indomita, che appunto non si ferma davanti, per esempio, ai pericoli che l'equitazione
comporta, è noto, un grave incidente, per esempio, che Elisabetta ha subito in Francia, vi dico anche esattamente quando avvenne, ecco, nell'estate del 1875, mentre soggiornava con la figlia minore Maria Valeria a Sassetto-le-Mocondy in Normandia, e era l'11 settembre, si infortuna gravemente cadendo da cavallo e, proprio perché stava imparando a saltare le siepi, eccetera, e svenne, perse conoscenza, eccetera, e tutti si preoccuparono, a partire da Francesco Giuseppe, che non... ovviamente doveva solo accettare questo aspetto, insomma, del carattere della moglie, perché non c'era verso di farle ovviamente cambiare idea sulla pratica di questo sport. Ecco, vedete che un corrispondente dell'opera di Sciosciolca è questa bella fotografia dove Elisabetta, elegantissima anche nella sua tenuta da equitazione, e posa davanti al fotografo e, come vedete, monta il cavallo sempre alla cavallerizza, quindi come era d'uso per le donne, no? E con entrambe le gambe da una parte, appunto sulla sella. E ciò nonostante questa anche oggettiva, diciamo, limitazione un po' al movimento della persona, era veramente era riconosciuta, per esempio, dagli inglesi come una delle migliori cavallerizze, almeno fra le teste coronate, insomma, d'Europa. Ecco, e visto che abbiamo parlato dell'Inghilterra, entriamo proprio in medias res per il momento, dopo torneremo invece agli anni giovanili. Una rivista che di moda, di varia umanità, che esiste ancora ai nostri giorni, che è Vanity Fair, e le dedica questa tavola, vedete, dove appunto è raffigurata con questo abito da equitazione ed è additata come modello di eleganza, e siamo abbastanza avanti anche nella sua vita, non era più una ragazzina, perché siamo nel 1884 e sono gli anni in cui appunto a livello internazionale si parla di lei, proprio perché è sempre in viaggio, disdegna, diciamo, di assecondare l'etichetta di corte viennese che la vorrebbe a tutte le cerimonie, le inaugurazioni, eccetera, e invece si fa una sua vita abbastanza, diciamo, indipendente, viaggia da sola, incognito, e frequenta molto appunto l'ambiente inglese, dove è esaltata appunto anche a livello della stampa, e questo ne è un esempio. Dicevamo della fotografia, appunto, voi sapete che la fotografia nasce intorno alla metà dell'Ottocento e già negli anni Sessanta, almeno a livello alto, perché naturalmente era ancora un procedimento costoso e così via, si diffonde rapidamente, e infatti abbiamo tantissime fotografie di Elisabetta che a un certo punto però si fermano a una certa data, perché la sua cura, diciamo, nel controllare la propria immagine pubblica la induce a una certa data, intorno alla metà degli anni 70, a non farsi più fotografare ufficialmente, insomma. E qui siamo nel 67, è l'anno della incoronazione a Budapest come regina d'Ungheria, che fu anche un po' il suo trionfo politico, ne accennava il professor Bellabarba la scorsa settimana, sottolineando che fu un'operazione orchestrata ovviamente da Francesco Giuseppe, un po' per rimediare alle disfatte militari di quegli anni per contenere le istanze indipendentiste degli ungheresi. Però ecco, ebbe un ruolo molto preciso anche lei, nei limiti che la sua
carica di imperatrice consorte, quindi non imperatrice regnante, le consentivano, però insomma spese tutta la propria influenza a favore della causa ungherese, e quindi l'incoronazione a Budapest nel 1867 fu un po' il suo trionfo anche dal punto di vista politico e personale. Aveva molto apprezzato negli anni la cultura e la lingua ungherese, imparandola e parlandola correntemente. Aveva voluto che l'ultima figlia, Maria Valeria, nascesse a Budapest, proprio per sottolineare questo forte legame con la cultura e la nazione ungherese, e qui la vediamo forse proprio all'apice anche del suo splendore imperiale, perché appunto l'abito è più bello di quello del matrimonio, diciamo, no? Tra l'altro, come vedremo fra poco, nell'anno del matrimonio, quando aveva 16 anni, non era ancora maturata questa sua sfolgorante bellezza che poi la rese famosa, e quindi un po' intimidita, insomma, no? Questa adolescente che sposa l'imperatore d'Austria, venendo dal ramo cadetto dei duchi di Baviera, eccetera, aveva reso non così memorabile, insomma, la cerimonia del matrimonio. Quella invece dell'incoronazione a Budapest fu un trionfo anche mediatico, diremmo oggi, perché appunto fu accuratamente preparato anche da campagne fotografiche. Questa fotografia insieme ad altre vennero fatte proprio a tavolino, diciamo così, per veicolare questa immagine di regalità fiabesca, insomma, alla quale è legata molto la sopravvivenza poi della fiaba di Elisabetta. Cioè la fiaba di Sissi sostanzialmente si fonda su queste foto del 1867, che la mostrano veramente come la regina delle fiabe, ecco. E tra l'altro gli ungheresi, col loro particolare gusto un po' esotico, un po' orientale, resero questa cerimonia dell'incoronazione del 67 una cosa veramente fastosamente teatrale, con cortei in costume. Poi sapete che le uniformi militari ungheresi sono particolarmente variopinte, e poi sfoderarono tutto il passato medievale dell'Ungheria per appunto dare un'idea di sfarzo fiabesco. E vedete che poi questo ritratto fotografico diventa proprio un'icona già in anni precoci. Qui siamo nel 1914, Elisabetta è già morta, però l'impero è ancora in piedi, e questi non sono francobolli, sembrano francobolli, sono chiudi lettera, sono appunto dei complementi, diciamo, della filatelia, per cui servivano per impreziosire le buste, la corrispondenza. E vedete che c'è una moltiplicazione del suo ritratto del 67 a vari colori, che a noi posteri ricorda, può ricordare, diciamo, certe opere d'arte con ritratti solarizzati di Andy Warhol, no? Questa moltiplicazione di una foto famosa, Marilyn Monroe o altri personaggi famosi moltiplicati a colori, a vari colori, da Andy Warhol. Ma naturalmente è un nostro ricordo di posteri, ecco, non vorrei enfatizzare troppo questa, presentandolo quasi come un'anticipazione di pop art, ecco. Però vedremo che il pop c'entra molto col discorso nostro. Ecco, per arrivare a un'opera d'arte a tutti gli effetti, naturalmente furono molti i pittori che si cimentarono con la sua immagine. Qui Georg Raab, uno dei migliori artisti austriaci del suo tempo, che la ritrae anche qui veramente, veramente sfolgorante, con questa sua impalpabile malinconia nello sguardo, nell'espressione, no? Che
corrisponde molto a quello che ci dicono i biografi sul suo carattere, insomma, sempre un po' ombroso. Ecco, e poi voglio giocare subito tutte le mie carte, insomma, sicuramente il ritratto più famoso, quello dipinto nel 1865 da Franz Xaver Winterhalter, che è quello che poi è sopravvissuto e sopravvive ancora ai nostri giorni nell'immaginario collettivo, perché è riprodotto veramente ovunque, dalle scatole di cioccolatini ai gadget che si comprano non solo nei musei, nei bookshop dei musei austriaci, eccetera, ma nei mercatini di Natale, appunto è riprodotto su ogni sorta di souvenir. E poi ribalza nel web, no? Per cui se voi digitate Sissi su Google, la prima cosa, la prima immagine che esce è questa. Effettivamente merita questo ritratto, questa, diciamo, celebrità, perché è veramente un capolavoro della ritrattistica del suo tempo. Winterhalter era un pittore tedesco che aveva già dato buone prove, ottime prove in altre corti, in Inghilterra per esempio ritraendo la regina Vittoria, poi nella Francia di Napoleone III, nella Francia del Secondo Impero, e a Vienna realizza un dittico, appunto, lei e Francesco Giuseppe, non so se ho l'immagine anche di Francesco Giuseppe, forse no, ma mentre il pandan, che ha le stesse dimensioni e lo stesso, diciamo, rango artistico e, diciamo, pure politico istituzionale, perché sono pur sempre gli imperatori d'Austria, dicevo, il pandan raffigurante Francesco Giuseppe praticamente passa inosservato anche alla Hofburg, dove sono esposti, tutti guardano un ritratto di lei, e il ritratto di Francesco Giuseppe in uniforme, come sempre, è veramente la sentinella di lei, insomma, è questo il ritratto che interessa, anche perché si presta una lettura anche meno scontata del ritratto di lui, perché lei è totalmente priva dei simboli della regalità, cioè lei non ha una corona, lei non ha uno scettro, non ha nulla che ci dice che è l'imperatrice d'Austria, potrebbe essere una dama, eppure non può che essere la più grande sovrana, la più bella sovrana del suo tempo, no? Cioè c'è una sorta di regalità implicita che è espressa dal pittore, dallo sfarzo dell'abito, anche proprio dal virtuosismo con cui ha saputo rendere il tulle, eccetera, insomma, le sfumature e le ombre, ma poi questa acconciatura famosissima che poi avrà un risvolto anche cinematografico con le stelle di diamanti che possono ricordare le stelle alpine, quindi il Tirolo, uno dei luoghi amati sia da lei che da Francesco Giuseppe, e sono queste stelle di diamanti che sono proprio la sua acconciatura. Poi ci sarebbe una lunga storia da raccontare sulla sua parrucchiera, insomma, personale, che fu un personaggio importante a corte, visto che questa chioma di capelli importante, capelli lunghissimi, eccetera, necessitava di cure quotidiane che duravano anche delle ore quando si trattava di lavare questa chioma. Comunque, un altro elemento che vi segnalo è la presenza dell'oleandro alle spalle dell'effigiata, che non è certamente una pianta, a differenza delle stelle alpine, insomma, una pianta austriaca o alpina, è una pianta che appartiene al sud, al Mediterraneo, e infatti questa scelta, che fu sicuramente di Elisabetta e non del pittore, rappresenta proprio un messaggio che Elisabetta lancia, cioè il mio mondo spirituale, la mia preferenza, diciamo, va al mondo del sud, al Mediterraneo. Infatti lei adorava, come sapete, la Grecia, viaggiò in lungo e in largo anche per
per mare lungo il Mediterraneo e appunto questa presenza dell'oleandro lo certifica e forse è anche un po' una presenza polemica per un ritratto eseguito a Vienna. Ecco, uno dei tanti esempi che si possono segnalare di sopravvivenza e rimbalzo all'infinito di questa immagine è il francobollo che venne emesso dalla Repubblica Austriaca nel 1998, nel centenario della morte dell'imperatrice, e come se nulla fosse, nel senso che uno potrebbe anche obiettare che una repubblica non dovrebbe forse attraverso una forma ufficiale di emissione come quella dei francobolli celebrare una dinastia e una forma di governo rigettata, insomma, a partire dal 18. E invece, come ben sapete, in Austria non c'è mai stata una cesura culturale, anzi Vienna e l'Austria vivono del ricordo di questa di questo passato imperiale e lo mettono a reddito spudoratamente da sempre e naturalmente Elisabetta appartiene molto anche a questo sistema anche economico, appunto, che sfrutta l'immaginario imperiale dell'Austria asburgica a scopo turistico e di marketing. E vi accennavo alla scelta di Elisabetta di non farsi più fotografare dopo una certa data, proprio per controllare la sua immagine pubblica, e questa è una foto emblematica, no? Vedete lei a cavallo con dei gentiluomini, ci sono anche dei militari che naturalmente erano addetti alla sua sicurezza, che accortasi di un fotografo che sta scattando una fotografia si copre il volto col ventaglio. È proprio oggigiorno diremmo si è accorta del paparazzo, no? Peccato che il paparazzo è proprio un concetto che nasce nel 1959 con il film di Federico Fellini La dolce vita. Ma e qui siamo invece negli anni 70 dell'Ottocento, no? C'era già da parte sua la necessità di non farsi fotografare a casaccio, insomma, e siamo anche prima della serie di lutti che poi hanno anche reso comprensibile questo suo riserbo, insomma. A un certo punto lei, dopo il suicidio del figlio, no, di Rodolfo, nel 1879, veste sempre a lutto e gira con la veletta abbassata e con un ombrellino che usa più che altro per appunto coprirsi dagli sguardi indiscreti, eccetera, ma fa questa strategia di controllo della propria immagine risale già a molti anni prima ed è una cosa nuova che appunto penso possa essere considerata uno dei primi esempi, tenendo conto anche di quanto fosse recente la fotografia e anche ovviamente tenendo conto che non esistevano ancora le istantanee, per cui fare una fotografia richiedeva un certo tempo, una certa preparazione, e qui quindi come dire, questa immagine ci aiuta a capire appunto questa anche la precocità di questa scelta di Elisabetta di non farsi fotografare. Ed è quello che diceva un po' Marco Bellabarba la settimana scorsa, cioè quando si vedono i due ritratti insieme a partire da una certa data, cioè quello di lei e quello di Francesco Giuseppe, si vedono di solito un uomo anziano o comunque un uomo che invecchia e una donna che non invecchia mai. Questo è il prodotto di una scelta deliberata di Elisabetta. Allora, adesso veramente facciamo i compiti, insomma, e cominciamo proprio dall'inizio, cioè dalle nozze, perché prima del fidanzamento a Bad Ischl nel 1853 e delle nozze del 54
sono pochissime le testimonianze iconografiche legate a Elisabetta, era un personaggio minore anche all'interno della famiglia Wittelsbach, era una delle tante figlie del duca Massimiliano e della duchessa Ludovica che erano esponenti del ramo cadetto della famiglia reale, quindi non era neanche una principessa, non era la figlia del re di Baviera, appunto un ramo, quindi una delle tante della famiglia Wittelsbach, e quindi certo c'è qualche ritratto, ma non tantissimi. La sua iconografia esplode ovviamente col fidanzamento e poi col matrimonio con l'imperatore d'Austria. Qui ho trovato, ed è presente in mostra anche questo foglio, un giornale francese che annuncia le nozze, le avvenute nozze a Vienna fra il giovane Francesco Giuseppe e la giovanissima sedicenne, appunto, Elisabetta. Arrivando, ecco, vedo che avete riconosciuto Castelmagolo, arrivando nel Trentino, arriviamo appunto alle testimonianze che più ci interessano, perché la mostra ha voluto focalizzare per la prima volta cosa rimane di Elisabetta, in particolare della sua immagine nel Trentino. E la testimonianza probabilmente più antica e quella che è conservata da più lungo tempo nel Trentino si conserva a Castelmagolo, qui a due passi. Vedete, questo è il salone al piano superiore e in fondo sopra quel pult, diciamo, c'è un ritratto di Elisabetta nell'anno del matrimonio. Adesso lo vediamo. Di fronte, sulla parete di fronte, c'è il pandan con il giovane imperatore. Eccoli qua. Li vedremo fra poco su nel salone. Allora, non sono dipinti, sono delle litografie a colori, quindi anche questi sono dei multipli. Però si tratta in ogni caso di testimonianze rare, perché esistono dei repertori, poi non parliamo della rete dove ci sono blog dedicati a Elisabetta che appunto fungono anche da repertori iconografici con tutti i ritratti possibili e immaginabili, ma esiste un libro importante degli anni 30 che è esposto in mostra e che raduna i 200 ritratti più importanti di Elisabetta, e quello di Castelmagolo non c'è, ma nel senso che non c'è nemmeno un altro esemplare, no? Non è documentato. Ma poi anche nel fondo iconografico della Biblioteca Nazionale di Vienna, dove ci sono i ritratti, tutti i ritratti di Casa d'Austria possibili e immaginabili, le incisioni, le litografie di tutti gli esponenti di Casa d'Austria e relativi consorti, no? E non c'è l'esemplare di Castelmagolo. Quindi, pur essendo una testimonianza povera dal punto di vista artistico, perché non è un dipinto o un acquerello, insomma, ma è un multiplo, però è molto raro. E c'è la mostra nell'anno del matrimonio 1854, con questa collana di perle come unico ornamento in pratica, e però l'ermellino, un mantello di ermellino che segnala la sua condizione di sovrana, perché l'ermellino è un attributo dei sovrani, ce l'avevano anche i principi vescovi di Trento. Mentre suo marito, l'imperatore, veste l'abito che si chiamava parato dell'ordine del Toson d'Oro. Vedete che c'è questo grande collare d'oro con un montone che è il Toson d'Oro, e è un ordine cavalleresco che risaliva alla fine del Medioevo e di cui gli Asburgo erano gran maestri. Quindi lui è il più alto cavaliere dell'impero che posa idealmente insieme alla sua giovane sposa. Ecco, un'altra testimonianza che vedremo tra poco e che è un inedito è questo acquerello. Qui invece siamo in presenza di un unicum, perché è un dipinto, sia pure su carta, anzi forse
è più esatto definirlo gouache, e vedete è molto simile al ritratto precedente, no? Cioè, ci sono questi capelli raccolti con la scriminatura centrale, è molto diversa dal ritratto di Winterhalter che tutti conosciamo, e è anche, come dire, ancora infantile questo ovale, insomma, e esprime grande timidezza e anche grande mitezza d'altra parte, insomma, con questo sguardo anche sommesso, eccetera. Dicevo, è importante perché è un acquerello, quindi è un'opera d'arte, un unicum, è firmata Patricius Kittner, che era un pittore boemo, e risale appunto sempre al 54 o poco dopo, insomma, e perché naturalmente poi i pittori si aggiornano man mano che la sovrana cambia i connotati nel corso degli anni. Da segnalare, e sarà un discorso che ci accompagnerà fino alla fine, la presenza della rosa, che non è un puro ornamento, ma allude all'appellativo rosa di Baviera, Rose von Bayerland, che era stata attribuita subito ad Elisabetta al momento del fidanzamento da un poeta, diciamo, d'occasione, e poi anche tutti si erano adeguati, per cui immediatamente la fidanzata di Sua Maestà Francesco Giuseppe era la Rosa di Baviera, e quindi ecco perché viene raffigurata con una rosa in mano. Allora, la più bella scoperta che ho fatto durante il censimento delle opere d'arte esistenti in Trentino per finalizzate a questa mostra è stato questo ritratto che ricordavo di aver visto più di 20 anni fa in una dimora storica del Trentino che non posso, di cui non posso specificare per ragioni così di riservatezza l'ubicazione, e infatti c'è ancora, appunto, ho chiesto al proprietario se potevo documentarla e pubblicarla, perché anche questa è una cosa inedita, un bellissimo ritratto di Elisabetta neosposa, diciamo, qui siamo probabilmente 2 o 3 anni dopo il matrimonio, alla rosa è subentrata l'edera e c'è il famoso vitino di Vespa, insomma, no? Che lasciava sbalordite anche le dame di corte, appunto, perché aveva questo vitino incredibilmente sottile. Ma è proprio la qualità del ritratto che è eccelsa, e ho trovato la fonte iconografica, e vedete questa incisione che documenta un dipinto di cui esistono varie redazioni, ma è sufficiente l'incisione che, come vedete, è in controparte, no? È capovolta, perché l'incisione di solito, quando è da pre, cioè quando è tratta da un dipinto o da un disegno, viene fatta capovolta, in controparte si dice, e appunto l'incisore si chiamava Stöber, ma a noi interessa soprattutto il pittore, che era Franz Schrotzberg, uno dei pittori ammessi a corte, diciamo, uno dei pittori che hanno lavorato a corte a Vienna. Ed è bello appunto pensare che in Trentino si conserva una testimonianza così, così importante. Purtroppo non abbiamo potuto esporla in mostra, però insomma è stata comunque una bella scoperta che abbiamo documentato nel catalogo. Ecco, in mostra abbiamo invece questa incisione, anche questa abbastanza rara, che rappresenta questo idillio familiare, quindi i primi anni di matrimonio di Elisabetta e Francesco Giuseppe, con le prime due figlie, l'arciduchessa Sofia e l'arciduchessa Gisella. Io lo dico in italiano perché, naturalmente, essendo l'italiano una delle lingue dell'impero, anche nelle pubblicazioni dell'epoca tutta la famiglia imperiale ha la versione italiana dei nomi. E la primogenita morì a 2 anni, quindi fu il primo grave lutto, insomma, subito dalla coppia, e invece Gisella sopravvisse, poi appunto, come vi dicevo,
arrivarono altri due figli, l'agognato erede maschio, quindi Rodolfo, e infine l'amatissima, la prediletta di Elisabetta, Maria Valeria. Ecco, a distanza di diversi anni venne coniata questa medaglia per il 25esimo di matrimonio, e esistono moltissime di queste medaglie commemorative per vari anniversari, non solo di matrimonio, eccetera. E nell'anno delle nozze venne coniata una medaglia di cui non ho l'immagine, ma che vedrete in mostra, che ci è stata prestata a mostra aperta, diciamo, da un Fortunato Turrini, e che abbiamo esposto fuori catalogo, diciamo. Questa invece è la medaglia, che pure è in mostra, del 25esimo. Allora, adesso vado un po' più speditamente, perché vi mostro così delle immagini che sono presenti in mostra e che vogliono alludere al mondo abitato da Elisabetta, appunto Badischl, il luogo del fidanzamento, che però diventa anche un luogo di villeggiatura prediletto da entrambi, uno dei rari luoghi che piaceva a tutti e due, sia a Elisabetta che a Francesco Giuseppe, la villa di Badischl, tuttora di proprietà della famiglia Asburgo, e però visitabile. Badischl è questa località termale al confine tra l'Alta Austria e il Salisburghese, ed è un luogo anche, diciamo, importante per la storia universale, perché qui nel 1914 Francesco Giuseppe firmò la dichiarazione di guerra alla Serbia, che fece scatenò, diciamo, fece esplodere la Prima Guerra Mondiale. Ma a quell'epoca Elisabetta era già uscita di scena. Ecco, qui invece abbiamo la dimora prediletta di Elisabetta, che è l'Achilleion di Corfù, cioè questa villa in stile neoclassico, piena di statue all'antica, e quindi statue in stile neoclassico, e soprattutto adorna di magnifici giardini, che Elisabetta si fece costruire sull'isola greca di Corfù, che aveva scoperto in una delle sue scorribande, diciamo, e che elesse a propria dimora al sud. Lei la raggiungeva da Trieste con un piroscafo, diciamo, e aveva anche un molo riservato, diciamo, da cui poteva accedere direttamente alla villa. Vi mostro, questa foto è in mostra, queste due sono foto d'epoca che sono in mostra, queste altre ve le mostro, le ho reperite in rete. Qui è l'ingresso della Achilleion, sono sempre foto d'epoca, e questa è la statua di Achille, che dà il nome alla villa, perché fra gli interessi culturali di Elisabetta c'era tutta l'antichità classica, il mondo omerico, eccetera, e in particolare l'eroe Achille, al quale appunto volle consacrata la villa, che è tuttora ben conservata. È stata per molti anni il casinò di Corfù, poi per fortuna è stata sede di un G8, e da allora, quindi è stata un po' rimessa a posto, ripulita, e da allora è un museo, quindi ha una destinazione anche più consona. Ecco, poi un altro luogo molto vissuto da Elisabetta fu il castello di Luxemburg, che è un castello della famiglia imperiale a sud di Vienna, sulla strada per Baden, diciamo, e che ha una parte settecentesca e una parte neogotica, che è quella che vedete, la Franzensburg, che era stata eretta in stile neogotico ai tempi dell'imperatore Francesco I, con un laghetto romantico, vedete. Ecco, in questa dimora Elisabetta e Francesco Giuseppe trascorsero il viaggio di nozze, poi Elisabetta trascorse qui le prime tre gravidanze, e poi era uno dei suoi punti di partenza per le sue cavalcate solitarie. Soffrì anche molto la solitudine a Luxemburg, e fu in questo isolamento che concepì l'idea che lei doveva in qualche modo scrollarsi di dosso questa etichetta di corte e cercare di imporre la propria volontà, che era quella, da un lato, di educare in prima persona i suoi figli, cosa che le fu impedito per i primi due,
e poi anche quella di viaggiare liberamente, cosa che non era consueta, diciamo, per una testa coronata e specialmente per un... Ecco, i viaggi sono... Ho cercato in appendice al catalogo di elencare almeno i principali, sono veramente infiniti. È stata in tutta Europa, è stata in Turchia, in Egitto, in Terra Santa, è stata in Tunisia, in Spagna, in Inghilterra, in Irlanda, nei Paesi Bassi. Non è stata negli Stati Uniti, anche se avrebbe voluto. E in tutti questi viaggi ha toccato anche il Trentino e è per questo che anche, diciamo, abbiamo un certo titolo per parlare di lei, no? D'accordo? Era imperatrice d'Austria e quindi era sovrana a tutti gli effetti anche del Trentino, che all'epoca si chiamava Tirolo italiano, ma è stata anche qui da noi, sia pure brevemente, è stata per due estati, scusate il gioco di bisticcio, a Madonna di Campiglio e anzi vi dico esattamente le date, visto che non porta via troppo tempo. Allora, una prima volta, allora, naturalmente lei frequentava già da tempo Merano, che scopre nel 1870 e diventa un luogo molto caro a Elisabetta. Tra l'altro c'è questo bel, leggendo le sue biografie si capisce che il Natale del 1870 a Merano, dove riuscì a radunare a Merano, a Castel Trautmannsdorf, tutta la famiglia, quindi riuscì a far venire a Merano Francesco Giuseppe col figlio Rodolfo, e già lei aveva con sé le figlie, c'erano anche un paio delle sue sorelle, c'era, fu uno dei rari momenti felici, idilliaci, diciamo, della famiglia Asburgo, perché invece poi, come sappiamo, questo matrimonio fu funestato da una serie di lutti e anche di incomprensioni e così via. Ma quel Natale a Merano è stato un momento magico, e quando si va a Castel Trautmannsdorf un po' forse si respira questa atmosfera. Ma appunto, da Merano a un certo punto scopre Madonna di Campiglio, dove arriva per la prima volta, adesso naturalmente lo sapevo, ma nell'imbarazzo, eccolo qua. Allora, nel 1894 soggiorna a Campiglio diverse settimane e poi tra il 22 e il 24 luglio, tornando verso Merano, dimora al Passo della Mendola una notte, quindi in Val di Non, perché il Passo della Mendola era ed è comune di Ruffré, quindi è nostro, almeno fino al crinale, diciamo. E poi una seconda volta a ridosso, appunto, ecco, no, stavo dicendo, la prima volta nell'89, scusate, avrei dovuto un attimo rivedere gli appunti, la prima volta nell'89, la seconda volta nel 94, molti lo avevano già rilevato. Comunque qui vediamo una cartolina d'epoca di Madonna di Campiglio, che è nel suo momento aurorale, diciamo, di sviluppo turistico, un turismo di alto rango, molto aristocratico, e questo è il Grand Hotel des Alpes, una foto d'epoca messo in piedi da questo personaggio Franz Josef Österreicher, che si diceva fosse figlio naturale di Francesco Giuseppe, di una Kinski, e quindi insomma c'era addirittura un legame di sangue forse con Francesco Giuseppe. Comunque il Grand Hotel des Alpes c'è ancora, fu decorato da un pittore bolzanino che qui vediamo al lavoro en plein air, si chiamava Gottfried Hofer, un personaggio molto interessante, molto simpatico, uno di questi pittori della Jahrhundertwende, cioè del cambio di secolo. E qui appunto vediamo un'immagine odierna del Salone Hofer verso il tavolo dei relatori, diciamo, dove, so se vedete, in basso, diciamo, ai lati di una delle porte, si vedono i ritratti di Elisabetta e di Francesco Giuseppe. E appunto Francesco Giuseppe è anziano, Elisabetta
di un'età indefinibile, diciamo, no? Ecco. E infatti la fonte è una fotografia, che però era una fotografia di molti anni prima. Qui siamo nel 98 e praticamente l'affresco di Hofer venne finito poche settimane prima dell'assassinio di Elisabetta, quindi non è un affresco commemorativo, era già partita la campagna decorativa del Salone, che si chiama Salone Hofer, in omaggio al pittore, e all'epoca si sarà chiamato Salone Imperiale, insomma, ecco. E la parete dove ci sono i ritratti viene completata appunto nel 98, poche settimane prima della tragedia. Di Maro è anche una delle località toccate dalla coppia imperiale, che però viaggiava a distanza di una decina di giorni l'uno dall'altra, proprio a testimonianza di una relazione a distanza ormai, nel senso che si incontravano, soggiornavano anche insieme, ma viaggiavano per conto loro, e naturalmente ciascuno col suo seguito, no? Quando si dice da soli, per un esponente di una famiglia imperiale, non è mai da soli in assoluto, no? C'è tutto un seguito. Comunque l'albergo Rizzieri di Maro, poi albergo Corona Imperiale, ora Hotel Kaiser Krone, ospitò appunto per una sosta con vivande, insomma, i due esponenti, e esistono le firme. In mostra abbiamo una riproduzione fotografica, le firme fatte sul registro degli ospiti, che poi fu smembrato, e la pagina che ospitava le firme dell'imperatore e dell'imperatrice fu incorniciata con questo passepartout dell'epoca, dove appunto si segnalavano le circostanze della posizione delle due firme. Da segnalare che quella dell'imperatore è in italiano, Francesco Giuseppe, perché era ben conscio di essere in area italofona, e quindi per non creare malumori, eccetera, firma in italiano. Elisabetta si firma sempre Elisabeth, oppure in ungherese, ma non aveva di queste attenzioni, diciamo, e d'altronde sono anni in cui lei rifiuta ogni ruolo politico, per cui non fa attenzione a questo tipo di finezze, diciamo, diplomatiche. Ecco, e al Passo della Mendola trovò un contesto molto diverso dall'attuale, e l'Hotel Mendelhof si presentava più o meno in questa situazione, documentata da questa rara fotografia. E l'hotel, diciamo, salendo verso il passo da Ruffré, che si sviluppa in tre grandi, diciamo, complessi sulla destra della strada, quindi un po' a valle, e non il Penegal, il Grand Hotel Penegal, che è quello leggermente successivo, che è invece a monte, quindi a sinistra della strada. Ecco, qui è l'Hotel Mendelhof nel suo sviluppo verso Ruffré, diciamo. E in una cartolina d'epoca è il momento magico del Passo della Mendola, l'attuale decadenza che sembra inarrestabile, diciamo, del Passo della Mendola ci dà un pallido ricordo, un pallido indizio di quello che doveva essere la Mendola nell'89 o ancora di più nel 94. Ecco, e qui abbiamo potuto esporre una riproduzione del registro delle firme dell'Hotel Mendelhof, e ringrazio la famiglia Spreter che vive a Monaco di Baviera per avermi concesso l'immagine e la possibilità di pubblicarla. E qui c'è la firma di Francesco Giuseppe in tedesco, e poi Elisabeth. E le date sono diversificate. La data relativa a Francesco Giuseppe è in basso a destra, 12 luglio. Quella di Elisabetta è subito sotto, 24 luglio, appunto, 1894. È il secondo e ultimo soggiorno dei due sulla Mendola. Ecco, forse conoscete l'obelisco che in cima al Monte Penegal segnala il passaggio di Francesco Giuseppe. Eccolo qua.
mentre non c'è un segno monumentale, diciamo, che ricorda, in tutto il Trentino manca un segno monumentale dei passaggi di Elisabetta. Allora, fra le tante cose che ci sono in mostra c'è anche questo giornale francese che ricorda il fatto che fu ospite della Francia molte volte, vedete les hôtes de la France, l'imperatrice d'Autriche, no? Quindi naturalmente siamo nel 1896, l'immagine risale più o meno al 1865-70, no? Ecco. Quindi è un'Elisabetta molto diversa da quella che i francesi, i pochi francesi a cui era concesso, diciamo, avvicinarsi, vedevano. Nemmeno i giornalisti più smaliziati del Petit Journal, che era uno dei giornali più diffusi della Francia, aveva una tiratura incredibile, vi dico giusto come dato, così come curiosità. Allora, il quotidiano era uno dei più diffusi in Francia e tirava oltre 1 milione di copie, ma questo è il supplemento, vedete, supplemento illustrato, un supplemento settimanale, e appunto, dicevo, neppure il più smaliziato dei cronisti francesi poteva sospettare che solo 2 anni dopo la copertina dello stesso giornale sarebbe stata dedicata all'assassinio di Elisabetta a Ginevra per mano di un anarchico, anche se a onore del vero era più uno sbandato che un anarchico, questo Lucchini, che appunto era determinato a uccidere un personaggio in vista, aveva saputo che c'era il duca d'Orleans a Ginevra, eccetera. Poi viene a sapere, nonostante appunto l'incognito, che nell'hotel a ridosso della banchina da dove partivano i traghetti sul lago di Ginevra, appunto soggiornava, aveva soggiornato quella notte l'imperatrice d'Austria, che appunto era ospite a Territé, in una località sempre sul lago, era ospite dei Rothschild. E insomma riesce ad assassinarla con una lima, quindi anche improvvisandosi, insomma, e c'è tutta una cronaca, insomma, si sanno ovviamente ogni dettaglio, si sa di questo avvenimento, e appunto ovviamente, come la stampa francese, tutta la stampa europea dà la notizia, e questa, per quanto riguarda un po' il mio interesse più storico-artistico, quello a cui accennavo all'inizio, innesca la seconda fase, diciamo, dell'iconografia elisabettiana, chiamiamola così, anche se il rischio è confonderla con la grande regina d'Inghilterra, Elisabetta I, che è quella postuma, quella che ha un significato commemorativo e poi innesca il mito che la fine tragica stessa, diciamo, contribuisce a alimentare. Lo scrisse, se ne accorse subito, un personaggio naturalmente molto sensibile anche a questi aspetti, come il giovane Gabriele D'Annunzio, che commentò pochi giorni dopo l'assassinio la notizia sul Mattino di Napoli. All'epoca D'Annunzio faceva il giornalista di mondanità, diciamo, il giornalista di rosa, chiamiamolo così, e scrisse queste parole, ve le voglio leggere. E, appunto, sottolineando come la morte violenta contribuì immediatamente a monumentalizzare ancora di più la figura di Elisabetta, no? Sotto il colpo rapido e preciso, la beltà segreta di questa vita imperiale si è rivelata subito ai nostri occhi con un rilievo straordinariamente puro, come il bronzo della statua immortale splende d'un tratto fuor della ganga spezzata dal colpo di martello brutale. È già la scultura, no? È già una scultura in bronzo, e lui dice che il primo scultore è stato Lucchini con quel colpo di lima, diciamo, no?
naturalmente nel linguaggio immaginifico di D'Annunzio che conosciamo, ma anche un altro grande poeta italiano, Giosuè Carducci, addirittura dedicò dei versi in morte di Elisabetta. E questo ci dà la misura, è un componimento famoso che si intitola Alle Valchirie, e questo anche ci informa del fatto che l'indignazione e il lutto per questa tragica morte fu universale, al di là delle appartenenze, era un'epoca di accesi nazionalismi, di contrapposizioni nazionalistiche, per cui sia D'Annunzio che Carducci erano avversi in qualche modo a casa d'Austria, eccetera, perché rimaneva la questione delle terre irredente, cosa che ci riguarda, no? Ciò nonostante, l'indignazione fu tale che appunto unanime fu il cordoglio e impressionante fu la valanga di immagini a ricordo dell'imperatrice che appunto inondò il continente, anzi il mondo. Prima di arrivarci, non mi ricordavo di aver inserito questa diapositiva, aggiungo che il 1898 era l'anno del 50° anniversario di regno di Francesco Giuseppe, per cui si erano apparecchiate feste, iniziative in tutto l'impero per il giubileo dell'imperatore, insomma, no? E naturalmente anche Elisabetta avrebbe dovuto avere una parte in questo. Il suo assassinio rovinò ovviamente ogni festeggiamento, e ciò che ci rimane di quel giubileo, forse la cosa più preziosa, è questo libro, Das Buch vom Kaiser, di cui abbiamo un esemplare esposto in mostra, dove il lungo regno di Francesco Giuseppe, che poi sarebbe durato, come sapete, fino al 1916, è celebrato, ma già con una grafica di tipo Jugendstil, e che prelude addirittura alla secessione. Coloman Moser è il principale artista coinvolto, è un artista della nuova generazione, quindi arriva anche a livello artistico la Vienna più moderna, più nuova, quella dello Jugendstil, quella dell'architetto Otto Wagner e così via. Ma appunto, Francesco Giuseppe, che aveva già perso l'unico figlio maschio, e quindi aveva anche perso la trasmissione diretta del trono, insomma, e perde anche la moglie, rimane da solo sul trono. Ne ha parlato Marco Bellabarba, no? Di questa sua reazione anche stoica e questo suo anche quasi rafforzarsi nell'opinione pubblica, determinato dalla tragica scomparsa di Elisabetta, cioè viene ancora di più amato, se vogliamo, dai suoi sudditi, proprio perché è l'uomo anziano che ha tanto sofferto, che ne ha viste di tutti i colori, e che però mantiene un esemplare dignità, un rigore, eccetera, per cui cinicamente, sono d'accordo con Marco Bellabarba, l'assassinio di Elisabetta giovò, diciamo, al potere di Francesco Giuseppe, perché lo rafforzò nell'immagine pubblica. Ecco, vi dicevo di questo tsunami di immagini a partire dalla memoria funebre, no? Come la definiremo oggi, che però viene riprodotta sulle cartoline, viene allegata come tavola nei periodici, nei giornali, eccetera. Questa è una delle memorie funebri, vedete, è una fotografia listata a lutto, ne abbiamo un esemplare in mostra, e che viene dalla soffitta di un palazzo nobiliare di Trento, quindi è proprio fisicamente il destino toccato a molte immagini di casa d'Austria dopo il 1918. Come potete immaginare, alla caduta dell'impero, ma soprattutto con l'avvento dell'Italia in Trentino Alto Adige e
con l'avvento di Casa Savoia come sovrani di questo territorio, tutte le immagini di Casa d'Austria vennero o distrutte, come in qualche caso sappiamo, o perlomeno rimosse e messe in soffitta o in cantina. Ciò avvenne sistematicamente negli uffici pubblici, quindi tutti i ritratti dell'imperatore, dell'imperatrice, tra l'altro anche dell'ultimo imperatore, Carlo, no? Quello subentrato a Francesco Giuseppe, che erano nei tribunali, nelle scuole, negli uffici del catasto e così via, vennero ovviamente rimossi, ma anche da tante case private, dagli alberghi vennero rimossi, e al Grand Hotel des Alpes di Campiglio no, perché erano affrescati, no? Insomma, era già storia, diciamo, in qualche modo, no? Ma tutto ciò che poteva essere rimosso fu rimosso nelle case private a seconda del grado di fedeltà, diciamo, del casato, o anche di possibile compromissione col nuovo regime, prima, diciamo, chiamiamolo sabaudo e poi fascista, no? E quindi il fatto che questa memoria funebre venga dalla casa, lo posso dire, insomma, viene dalla casa dei conti Ceschi a Santa Croce di Trento, una grande famiglia della nobiltà trentina, è significativo. Ma molti pittori si cimentarono con l'immagine di Elisabetta dopo la sua morte, fissando ancora di più questo volto senza tempo, come dire, sui 30 anni, e come se gli ultimi anni della vita, segnata appunto dai gravi lutti, anche da una forma di depressione, come i biografi più recenti non esitano a definirla, eccetera, non fossero mai accaduti, e appunto Elisabetta fosse sempre quella di Winterhalter o giù di lì, naturalmente aggiornata nell'abito a lutto, ma sempre impeccabile ed elegante, come in questo ritratto che forse è il più bello di tutti, sicuramente era il preferito di Francesco Giuseppe, fu lui a commissionarlo a un pittore ungherese che naturalmente ha un nome quasi impronunciabile, ma lo stesso. Si chiamava Gyula Benczur o Benczur, e che si conserva al Museo Nazionale di Budapest, e fu realizzato proprio nei mesi successivi alla scomparsa di Elisabetta. Ah, eccola qua, la poesia di Carducci. Bionde valchirie, a voi diletta sferzar de cavalli, sovra i nembi natando l'erte criniere al cielo, via dal lutto uniforme, dal piangere lento dei cherci, rapite or voi volanti di Wittelsbach la donna, ahi, quanto fato crava sull'alta tua casa crollante, sulla tua testa quanto dolor Habsburgo. E poi, non la leggo tutta, a un certo punto dice, appunto, via da questo lutto viennese, portatela, voi valchirie che cavalcate nel cielo e che avete in lei una degna compagna, perché era anche lei un'amica dei cavalli, insomma, ecco, e portatela a Corfù, che è la sua vera patria, insomma, no? E c'è tutta una descrizione di Corfù un po' alla Foscolo, diciamo, no? Ma soprattutto dice: sveglisi nei freschi anni la pura vindelica rosa a un dolce accordo nuovo di tignenti cetre. Quindi vindelica significa bavarese, quindi torna alla rosa dell'iconografia. Anche Carducci si ricorda di questo appellativo di rosa di Baviera. Allora, vi dicevo, la monumentalizzazione della memoria di Elisabetta, che naturalmente avviene soprattutto entro i confini dell'impero. Vi mostro alcune delle moltissime testimonianze. Allora, Salisburgo, una foto proprio pochi giorni dopo l'inaugurazione, 1901, c'è ancora. Poi c'è
Franzensbad, che è una località dell'attuale Repubblica Ceca, da dove invece è stato rimosso quando è nata la Repubblica Ceca, che ha deciso, a differenza dell'Ungheria per esempio, di rimuovere, far rimuovere tutte le testimonianze legate a Casa d'Asburgo, e la scultura è finita a Feldafing, sul lago di Starnberg in Baviera, vicino a Possenhofen, che è il luogo, diciamo, dell'infanzia di Elisabetta. E poi in basso a destra, eccola lì, il bellissimo monumento eretto a Vienna nel Volksgarten. Qui abbiamo un'immagine dell'inaugurazione del monumento a Salzburgo. Naturalmente sono momenti solenni di cui parla la stampa, eccetera, quindi non è solo un'opera d'arte, no? È un'immagine che rimbalza di nuovo all'infinito, no? Potenzialmente. Ma dicevo, anche al di fuori dei confini dell'impero, per esempio a Territé, sul lago di Ginevra, viene eretto questo monumento, tra l'altro per opera di uno scultore italiano, quasi a risarcire il fatto che fu un anarchico italiano a ucciderla, dove la vedete malinconica con questo gesto della tenere un libro col segno, diciamo, no? Con il dito per tenere il segno, ma soprattutto questo gesto del tenere la guancia sulla mano, così pensoso e malinconico. Budapest, vicino al ponte famoso, e poi Trieste. Mi raccomando, se si concretizza il viaggio dell'associazione Lampi a Trieste, una sosta davanti alla stazione ferroviaria dove c'è il monumento a Elisabetta, che fu ovviamente smantellato durante il fascismo, messo in magazzino, eccetera, ed è stato rimontato nello stesso luogo dove era sorto circa 20 anni fa per iniziativa del comune di Trieste. E poi appunto Vienna, una visione ravvicinata di come adesso il monumento di Hans Bitterlich, magari è un nome che non vi dice molto, ma è uno dei notevoli scultori del momento, Jugendstil. E però in mostra abbiamo qualche cosa oltre alla cartolina. Abbiamo la medaglia che fu coniata in occasione della erezione del monumento a Vienna nel 1907. Fu realizzata una medaglia che probabilmente fu distribuita ai sottoscrittori, perché fu un monumento realizzato per pubblica sottoscrizione, perché era importante che fosse il popolo, no, a volere il monumento, non l'imperatore, troppo facile, no? Doveva essere il popolo a erigere il monumento. Quindi abbiamo questa medaglia. Ecco, e poi abbiamo il monumento di Merano. Anche il monumento di Merano fu spostato, messo in un angolo del giardino durante il fascismo, perché appunto non doveva dare troppo nell'occhio, è stato più volte vandalizzato e poi però è stato ricollocato nel luogo originario, dove lo vediamo adesso, e abbiamo sulla sinistra una visione odierna e sulla destra una cartolina risalente all'inaugurazione. Qui vi mostro una delle due teste originali, cioè la testa originale che è conservata al castello di Trautmannsdorf adesso, e poi ce n'è un'altra al Museo Civico di Merano, perché per ben due volte fu decapitata. Qui non è solo vandalismo, naturalmente ci sono animosità, diciamo, politiche, no? Non dico altro. Ecco, di Hermann Klotz, non l'ho detto, è uno scultore tirolese ed è l'autore del bel monumento di Merano, e esistono anche delle versioni a mezzo busto in bronzo, e una di esse firmata è presente in mostra, anche questa era inedita, quindi vedete che qualche testimonianza interessante anche dal punto di vista artistico ce l'abbiamo. Ecco, un'altra è questo gesso preparatorio probabilmente per un monumento di grandi dimensioni che non venne realizzato, che sono riuscito ad attribuire
e a uno scultore austriaco che si trasferì dalla natia Stiria a Salisburgo e quindi viveva e lavorava a Salisburgo, che si chiamava Anton Eicher, e sono riuscito a capire che è lui perché grazie al confronto con questi due esemplari, uno in marmo e uno in gesso. Quello in marmo ha una variante, cioè non ha il mantello, vedete, però per il resto è Elisabetta, quello in marmo è quello sulla sinistra, e Elisabetta è adagiata su una rupe, su una roccia, e sta meditando, sta fantasticando, diciamo, ecco. E non ha il mantello, che è stato aggiunto evidentemente in una seconda fase. L'esemplare in marmo è firmato, quindi sappiamo che è Eicher, e si conservava, ahimè è andato disperso, si conservava al Caffè Sacher di Vienna, il celebre caffè unito all'Hotel Sacher che tutti conosciamo e che dà il nome alla torta Sacher. Purtroppo l'hotel è passato di mano non molti anni fa, eccetera, e alcuni arredi originali sono rimasti nella proprietà, diciamo, degli eredi Sacher, e quindi adesso non è più, ma si vedono delle foto d'epoca con il marmo sopra un camino nell'hotel Sacher. L'altro invece si conserva nel piccolo museo dedicato a Elisabetta, che è stato costituito non molti anni fa a Possenhofen, che è la località della Baviera dove lei è cresciuta. E è nata a Monaco di Baviera, però poi è cresciuta a Possenhofen, e tutti lo conosciamo dai film, no? Dove lei appunto alleva i conigli, va a caccia, eccetera, cioè, impedendo al padre di sparare ai galli cedroni perché prova pena, diciamo, ecco, e così via. Ma quello è il film. Ma arriviamo anche al film. Ecco dei dettagli del gesto di Eicher, che vedremo fra poco. Ecco, e poi vi mostro, veramente ancora 5 minuti, poi chiudo, e vi mostro anche un'altra scoperta che non è rappresentata in mostra per ragioni di fragilità dell'oggetto, cioè c'è questo gesso che è di Andrea Malfatti, perché appartiene alla Gipsoteca Malfatti, che è di proprietà del Comune di Trento, ed è in parte conservata nei depositi del MAR, in parte distribuita come arredo nelle sale di Palazzo Geremia, ed è questo il caso. E era catalogato fino a quest'anno come ritratto di ignota, mentre vedete benissimo che altri non è che Elisabetta d'Austria, ed è Elisabetta nell'iconografia della memoria funebre, no? Quindi con questo abito molto accollato, con la croce, i capelli lunghi ma raccolti. Tra l'altro vi assicuro che questa non era una foto del 1898, era una foto di molti anni prima, appunto una foto ufficiale, che il fotografo di corte invecchiò ad arte, perché sapete che ritoccava, cercò di ritoccare i tratti somatici di Elisabetta perché fosse credibile che avesse 60 anni, insomma, no? Ecco, ma è un trucco del fotografo, e comunque non li dimostra neanche 60 anni, insomma, ecco. Detto questo, mi pare evidente che il busto di Malfatti raffigura l'imperatrice, e c'è da giurare, non abbiamo documentazione, o perlomeno fino adesso non l'ho trovata, ma c'è da giurare che venne realizzato a ridosso dell'omicidio, no? Sull'onda dell'indignazione generale. Forse era destinato a essere tradotto poi in marmo, non venne fatto, ci rimane il gesso, e vi dicevo, siccome è un po' impegnativo spostare un gesso, poi sono anche fissati a dei supporti, per cui quindi non abbiamo potuto neanche in questo caso esporlo. Allora, molto rapidamente, ho 5 minuti, e passiamo appunto alla sopravvivenza di un'immagine attraverso i media. No. Prima i libri, c'è una quantità enorme di libri, opuscoli, eccetera,
in tutte le lingue, anche in cinese, che parlano di Elisabetta. Ci sono le biografie più famose, quella del conte Egon Corti, che vedete, che è stata pubblicata negli anni 30 e poi ripubblicata e tuttora ripubblicata, è stata tradotta anche in italiano molto precocemente, e vedete che già le copertine sono ulteriori moltiplicazioni del ritratto di Winterhalter. E poi appunto romanzi ispirati alla sua vita e molte altre testimonianze bibliografiche. E poi abbiamo il cinema, quindi i film di Ernst Marischka, questo regista austriaco che negli anni 50 girò la trilogia di Sissi, e ingaggiando una giovane attrice austriaca, Romy Schneider, all'epoca quindicenne, insomma, che come vedete da questa cartolina degli anni 50, nell'acconciatura ripropone, anche seppure con qualche variazione, la celebre acconciatura con le stelle di diamanti, insomma, di Winterhalter, testimoniata da Winterhalter. Romy Schneider era però bionda, quindi non castana come Elisabetta, e anche gli occhi erano chiari e così via. Quindi Romy Schneider si sovrappone e a un certo punto sostituisce col proprio volto quello storico, perché è tale la fortuna di quei film, furono il più grande successo cinematografico del cinema in lingua tedesca nell'insieme. Qui vedete la versione francese del secondo episodio, Sissi Imperatrice, che viene presentato al Festival di Cannes. E abbiamo proprio questo esemplare, dopo lo vediamo. Vedete quanto è pop, no? Anche nella resa cromatica, con questi colori vivacissimi, ma anche con questo colore appiattito proprio, no? Da tipico della cartellonistica. E poi appunto abbiamo il rilancio nell'ambito del cinema d'autore, quando Luchino Visconti, che è l'uomo in giacca a vento che vedete nella fotografia, quando Luchino Visconti, volendo mettere in scena la vita di Ludwig II di Baviera, nel ruolo di Elisabetta, volle ancora Romy Schneider, ma erano passati molti anni, era il 72, e Romy Schneider nel frattempo dalla ragazzina, diciamo, sana degli anni 50 era diventata la sofisticata attrice, specialmente del cinema francese, adottata un po' dalla Francia, anche perché era diventata la compagna, almeno per un periodo, di Alain Delon. Insomma, la sofisticata e 35enne splendida Romy Schneider, che reinterpreta a distanza di tanti anni di nuovo il ruolo di Elisabetta, ma in chiave quasi noir. Infatti anche nell'abbigliamento la vediamo appunto con questo abito da lutto, che è però spettacolare in sé, diciamo, no? Ed ecco la locandina del film di Luchino Visconti, che fu censurato naturalmente e venne distribuito in una versione super tagliata che lo rovinò completamente. Poi venne ripristinato dopo la morte di Visconti dai suoi amici, in particolare da Suso Cecchi D'Amico, e questa è il manifesto della versione integrale, che fu presentata anni dopo al Festival di Venezia, fuori concorso. Vabbè, vi mostro la scena celebre del bacio al chiaro di luna, l'amore impossibile tra l'imperatrice d'Austria e il re di Baviera, notoriamente omosessuale, però completamente irretito dal fascino di questa sua cugina, diciamo, che forse un po' lo capiva, o forse lui si illudeva di essere capito perlomeno da lei, insomma. Si sa nella realtà storica che Elisabetta soffrì molto alla notizia della tragica morte di Ludovico di Baviera, morto annegato in circostanze mai chiarite in quel lago di Starnberg dove c'era Possenhofen, e appunto che erano i luoghi dell'infanzia
di Elisabetta e dove c'è la famosa Roseninsel, l'isola delle rose, dove i due solevano incontrarsi per degli incontri così amicali, su cui naturalmente poi fiorirono anche molti pettegolezzi. Allora, la faccio breve, vi mostro alcune delle infinite pubblicazioni nelle varie lingue che appunto sono state dedicate ad Elisabetta, alcune le abbiamo messe in mostra. Vi mostro appunto anche la libertà con cui stravolta questa immagine, vedete che in questa copertina degli anni 50, sì, la bella imperatrice, proprio non ci siamo, no? Non c'è nessunissima aderenza alla realtà storica, no? È la principessa dell'immaginario collettivo che deve essere bionda e punto, insomma, potrebbe essere di qualunque casa regnante. E questa, diciamo, trasformazione di Elisabetta in souvenir, che ai giorni nostri è arrivata e anzi ha superato di gran lunga il kitsch, diciamo, no? Un po' lo si vede anche in mostra, parte da lontano, perché già in vita la sua immagine era stata, come quella del marito, riprodotta in souvenir come questi biscuit della manifattura di Augarten, la celebre manifattura di porcellane di Vienna, dove si vedono i due giovani sposi. Quindi già a partire dagli anni 50 c'è la trasformazione di Sissi in souvenir. Questo vale un po' per tutte le case regnanti, pensiamo all'attuale casa inglese, che è quasi, come dire, soverchiata da questa produzione incontrollabile di ogni sorta di souvenir, anche irriverenti, irriguardosi, della regina, di tutta la famiglia, eccetera. In altre forme valeva anche allora. Certo, c'era un grado di raffinatezza estetica che oggi ci sogniamo, per esempio questo biscuit del 1914 è appunto un piccolo capolavoro che non può essere paragonato con ciò che si trova oggi appunto sui banchetti dei mercatini di Natale, che sono, insomma, sono pacottiglia imbarazzante, insomma, ecco. Però vedete, parliamo sempre di questa moltiplicazione. Concludo proprio con delle immagini appunto di questo tipo. Vedete le boule à neige, no? L'orologino, il finto uovo di Fabergé, le marionette, il ninnolo per l'albero di Natale, la Barbie naturalmente, e altre, ne abbiamo una anche in mostra, altre versioni di bambola. Ma per dire, vi mostro questo manifesto degli anni 70 perché Sissi è diventata un brand, specialmente in Austria, no? Cioè serve per fare marketing territoriale. Vedete che in questo manifesto dell'ufficio turistico federale austriaco si usa il monumento del Volksgarten come emblema di tutta l'Austria, no? Mi dicevano, l'Austria repubblicana è abituata da sempre a vendere il proprio passato imperiale a scopo turistico. E poi appunto la letteratura per l'infanzia, ci sono anche delle cose molto buone, recentemente delle graphic novel molto interessanti, e poi proprio i cartoni animati. Ma notate, questo è proprio l'ultimissimo cartone animato, recentissimo, tuttora in onda, credo, e sì, la giovane imperatrice, ma notate una cosa, non so se cosa regge la principessa, la rosa. Infatti, come dire, questa è una di quelle sopravvivenze iconografiche che perfino nel mondo dei souvenir, del kitsch, dello sfruttamento, della mercificazione, sopravvive magari anche in modo inconsapevole, no? Vedete che
in questa versione dove perlomeno è castana, insomma, quindi almeno è fedele, diciamo, alla realtà storica, e c'è, sopravvive la rosa che era l'emblema assegnatole dai poeti Biedermeier, dai pittori Biedermeier al momento del suo fidanzamento. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Roberto. Ah, vedi, abbiamo abbassato il microfono. Alzali tutti. Eccoci. Grazie Roberto, ci hai praticamente accompagnato nella mostra. Vi dicevo che 25, dai, stasera facciamo uno sconto Covid, 25, 27, due in più possiamo farli salire, di sopra ovviamente state un po' distanziati. Roberto vi farà vedere le cose più significative, perché tanto abbiamo già detto questa sera. Vi ricordo la prossima puntata, il prossimo appuntamento, ma è sempre mercoledì prossimo, sempre qui a Casa dei Gentili, sarà con noi la professoressa Licia Campi Pezzi, che ha dedicato una biografia un po' romanzata, quindi diciamo approfondiremo gli aspetti della vita quotidiana di Elizabeth e ci intratterremo con l'autrice, che peraltro ha scritto anche altre biografie, una su Francesco Giuseppe, se non ricordo male, una su Maria Teresa, e potrete anche in quella sera acquistare ovviamente il volume. Concluderemo il 5 di agosto con Michele Bellio, che appunto ci parlerà degli ultimi aspetti che ha citato Roberto, la Sissi del cinema. Il titolo della conferenza è Dal muto al mito, l'iconografia di Sissi nel cinema, insomma. Quindi concluderemo magari all'aperto, se la serata ce lo permetterà, perché ci saranno anche dei pezzi di spezzoni di film, di immagini cinematografiche che accompagneranno la serata. Ecco, ricordo inoltre il viaggio che abbiamo organizzato a Trieste, Gorizia, Palmanova e dintorni, un po' per collegarci a questo evento espositivo, 21, 22, 23 di agosto, venerdì, sabato e domenica. Chi fosse interessato, c'è ancora qualche posto con l'agenzia Guida Vacanze di Place, ovviamente è un viaggio organizzato nel rispetto della normativa e rispettando le disposizioni anticontagio. Si possono organizzare i viaggi, si può viaggiare, quindi insomma chi è interessato può chiedermi il programma oppure recarsi direttamente in agenzia a Place, alla Guida Vacanze. Ecco, in fondo all'uscita c'è il nostro segretario, cassiere, tesoriere Orlando, che se qualcuno volesse rinnovare l'adesione all'associazione o aderire come nuovo socio all'associazione lo può fare. E poi Lucia ha messo anche a disposizione, vedo, uno scatolone di borse. Magari ci spieghi cosa sono, come vengono prodotte, e sono una produzione proprio del centro culturale. Questa sera le mettiamo, mi sembra di fare quelle promozioni 3x2 su RDTR, TCA. Guarda, prima di lasciare la parola, volevo solo dire, se ci sono delle domande, rispondo a questo punto su di mostra. Sì. E poi volevo anche dire, a onore del vero, la biografia di Licia Campi Pezzi non è romanzata, non l'ho letta, è molto fedele, è solo focalizzata sui soggiorni in Trentino Alto Adige, diciamo, infatti. Certo. Titola Regina delle Dolomiti. Diciamo che è una biografia un pochino, diciamo, leggibile dal punto di vista, non è quel mattone storico che abbiamo esposto in mostra, magari. Ecco. Prego, Lucia. Bene, no, grazie a tutti della presenza. Come diceva Walter, abbiamo messo appunto a disposizione per chi vuole acquistarla, anzi mi pare che Presidente, deciso di fare uno sconto, quindi 25 euro. Sempre sconto Covid. Sempre come sconto Covid. No, delle borsine, delle borse che noi facciamo, delle shopper, che noi facciamo
con i banner, quindi gli stendardi delle mostre che esponiamo all'esterno di Casa dei Gentili, in occasione delle mostre d'arte, e che vengono fatte da una cooperativa di Trento, e quindi le mettiamo a disposizione, chi vuole può acquistarle se vi piacciono, perché sono tutte personalizzate, una diversa dall'altra, con il logo interno del centro culturale, quindi se volete. Non solo, oltre a questo, la comunità di Bari in realtà vuole omaggiare i visitatori della mostra, anche chi ha partecipato alle serate con il catalogo, quindi immagino che molti di voi l'hanno già preso, e la pubblicazione del terzo volume delle Tre Venezie e la pubblicazione che l'anno scorso abbiamo fatto con i testi di Massimo Negri, delle dimore, quindi abbiamo fatto una pubblicazione, abbiamo curato una pubblicazione come centro culturale e ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, nel centro culturale fanno parte più partner come la provincia autonoma di Trento, la comunità della Valle di Non, l'associazione culturale Giovanni Battista Lampi, il comune di Santeno che è proprietario della dimora, l'azienda per il turismo Val di Non, il consorzio Vin dell'Arce e da quest'anno abbiamo un nuovo partner che è la fondazione Casa Rurale Val di Non, quindi insomma ci stiamo sempre più ampliando e questi soggetti ci sostengono per realizzare mostre, eventi e insomma e quanto il futuro ci riserverà. Quindi se volete potete gratuitamente ritirare le pubblicazioni se non l'avete già fatto e se volete acquistare le borse che sono lì. Chiediamo di salire in 25 per questa sera, chi non può salire chiediamo di ritornare a visitare la mostra e magari portarvi anche qualcun altro, quindi vi ringraziamo e ci vediamo di sopra. Buonanotte, buona serata.